you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. In the light of day. When we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. Season 5. Dani Giulito e Guido subito. Mamma mia, entrano dentro a Guido. The Rock. Major League on Tuesday. Oh, sono riuscito, incredibile, sono incredibile. Oh. Sono riuscito in mia posizione. Mamma mia. Qual è la
Minor League on Thursday. New testing mode. Eleven races. Dentro Loris sul Mega Pig. E dai, intanto vedo Senix che è sotto sopra, però penso sia tutto normale. Intanto Guido ne supera 3 di fila senza neanche Who are gonna be the champion? Sarebbe intanto Ghosty. Non lo so. Ghosty vince gara 1. Ghosty vince gara. Eccoci qua. Buonasera a tutti carissimi ragazzi. Buonasera Alessandro Fischer. Buonasera a tutti. Guys, vediamo un po' questa sera come siamo carichi. Capita cosa dici? Cosa ci racconti? Buonasera a tutti, siamo carichissimi. Attacco, sempre carichi, carichi sempre, a molla. Sempre. Sempre la lobby buona, buona la lobby stasera. 14 Riders. Oggi 14. Buonasera Alessandro. Sì, tacco. Un bacio, stasera un bacio. Sì. Un bacione. Stasera spacchiamo tutto, tacco, spacchiamo tutto. Allora, ma come siamo bellini, cucciolino, dai! Allora, anche oggi qua su MotoGP, Le Mans stavolta, Le Mans, perché la volta settimana scorsa abbiamo fatto Assen, mi sembra. No, era Catalunya, l'Assen era la prima. Catalunya, sì. Assen era la prima. Sono indietro, tacco. Tranquillo. ormai, tacco, sono vecchio anche io. E adesso, la mia età. Ragazzi, sta arrivando il momento tanto atteso, c'è la gara eSport. Il 25, esatto. Quindi fra pochissimi giorni, tanto 29.4 per Norbit. Venerdì 25 agosto, ragazzi. Non tutti sintonizzati. Perché vedete delle novità. Sicuramente ci saranno delle novità. Che ancora non posso dire. Delle novità incredibili. Incredibile. Dove va? Fuse, un pochino sballato. Dove va? Un pochino sballato, tacco, però va bene. Oscar, allora presentiamo anche qualche pilotino nuovo. Abbiamo i colossi, tornato Atok is back, Chickman. Poi abbiamo Raviolo 46 che lo vedete. Non diciamo chi è, eccolo qua. Ecco, infatti. Eccolo, niente. No, ma è un rookie, non ha mai giocato a MotoGP, è un po' scarsetto. Tanto non capisco. Vediamo. Flavio con la maglia della Yamaha e la KTM, questo non capisco. È grave. Vediamo un po' intanto come va a chiudere. Vediamo come conclude. Casco rosso primo settore, si mette in seconda posizione dietro Andy. Bravo Flavio, andiamo da Trambi. Trambi, abbiamo dei sback, sì, anche per Trambi. Eccolo, arriva adesso. Infatti, quinta posizione David. Con la Honda. Anche il David. Allora, abbiamo, sì, Fuse, che già lo conosciamo, Oscar che è nuovo, e poi abbiamo, vediamo un attimino, allora, Alexander, no, non è nuovo, ah, Kildeni che anche Kildeni. Lui, sì, mi sembra che le gare scorse non ha corso, ma dov'è il mio figlioccio, esatto. Gladius, io penso che sia in vacanza e fa bene, invece siamo tornati, sì, dalle, esatto, vacanze, perché io domani inizio a lavorare, ricomincio il lavoro, quindi... tacco già. Invece mercoledì comincio, quindi... Fuse invece mi sembra un pochino fuso. Vabbè, insomma, tacco, si trasla. Si gira a sinistra per andare a destra. Vabbè, Dani a Catalunya girava al contrario, quindi... Quindi ci sta, e ha vinto. Ci sta. Quindi va bene così. Oh, vediamo. Intanto, no. Qui abbiamo... Norbit è il pilota italiano. Non sta andando malissimo, vediamo adesso come chiude. Oh, 8 decimi, quindi non male. Può darsi che la minor league potrebbe essere sua. Sinch hanno un secondo e due. Oscar sta arrivando, Raviolo non sta cucinando i ravioli. Esatto. E ancora nessun tempo per Raviolo 46. Tanto vediamo che il team malese hanno tutti le RNF Aprilia. Quindi in 5, due, no, in intanto. Tre. Esatto, 3. Infatti tutti e tre lì appaiati, tra l'altro. Si sono presi la seconda fila intera per il momento. Eccolo Kaibo, bravo Kaibo. Allora, Ale si gira sul 27 basso. E quelli che vanno forte siamo sul 27 però basso, non lo so. Bassino. Non lo so, tacco, però se lo raggiungeranno. Io penso che solo Andy sia in grado, perché comunque mancano tanti dei...
più forti, manca Tysox. Oh, Raviolo, manca... vedo rosso per Raviolo. Sta cuocendo il Raviolo. Sta cuocendo il Raviolo. Sta bollendo, tacco. Sta bollendo. Butta la pasta che il Raviolo si cuoce in poco tempo. Il Raviolo di solito si cuoce in un minuto 27 e 0. Fatalità. Fatalità. Vediamo se i tempi di cottura sono quelli. Un altro rosso. Baldazzi, anche Flavio, casco rosso primo settore. Quando io sto seguendo il buon Trambi, vediamo. Un po' lungo forse qua. Ha deciso qua, di cambiare però... moto questa sera. Nonostante che sia allenato, mi sembra, con la KTM anche lui. Comunque è il cambio tacco repentino, il cambio della sorpresa, quello che manda tutti in confusione. Dato che Marquez non va, e allora. Allora arriva Trambi. Eccolo, vediamo. Buono, 1-6. Raviolo, sta per essere cotto Raviolo, eccolo tutto interno. Mamma mia, guarda che spettacolo, tacco incredibile, il ritorno di Raviolo 46. Casco nero, non ne vuol casco sapere, nero, non vuole dire per non chi farsi è riconoscere. Anche se abbiamo qualche dubbio, tacco. 7-2, così, 7-2, la si mette là, in prima posizione, tacco. Pole position per lui, vediamo se durerà anche la gara. Qua vedo molti che vanno lunghi, tacco, perché hanno tolto che si prende l'avvertimento. Mi sa. Qua non va bene, tacco, bisogna dare l'avvertimento. David va ufficialmente lungo, proprio. Vabbè, qua però ha perso tempo, quindi non credo che il gioco è stato magnanimo. Andiamo da Sinchan con l'Aprilia. Allora, capita, ti piace più l'Aprilia rosa Barbie o quella verde? Beh, ragazzi, ovviamente diciamo che l'Aprilia rosa Barbie ha il suo fascino, però insomma vederla tutti i giorni in gara mi sembra grave. E quindi sono più per l'Aprilia verde, se devo dire la verità, più l'Aprilia originale, anzi, perché comunque l'Aprilia originale secondo me è ancora una delle moto più belle dello schieramento, perché le altre sono tutte orribili. Comunque, però ciao a tutti, Tysox, ciao, benvenuto. Allora, io invece devo dirti che, vedendo un po' le gare che abbiamo fatto, ho visto una bella contesa per la Minor League. Ho visto... Là in mezzo, sì, c'è un bel gruppone, sì, quindi... Sì. Ciao, Tysox! Ciao, Tysox! Allora, intanto vediamo Raviolino che... Dov'è Raviolino qua? Raviolino, guarda, sì, è una rossa prima settore, però grigio, secondo me... Caibo rosso, mi sa che ha sbagliato qualcosa Gabri, eh? Può darsi, primo settore non gli è venuto tanto bene. È un po' uno. Attenzione, tacco, hai detto chi è? Non va bene. Hai sbagliato. Chi è? Chi è Gabri? Non è nessuno, eh? Caibo. No, hai detto Gabri prima. Ti sei confuso, guarda. Raviolo, it's Gabri, dice Tysox. No, non è vero, ragazzi, non è vero niente. È tutta un'altra persona. Abitano in due posti differenti. Non è vero, ragazzi. Comunque doppio grigio per il momento, quindi penso che il giro non stia migliorando. Penso che abbia fatto degli errori. Guarda i rossi. E invece si migliora di 3 millesimi. Oh, Caibo rosso! Caibo rosso, cosa sto vedendo? Anche Andy rosso. Allora, Caibo ha tagliato tutta la pista o è un fenomeno? No, sta andando forte comunque. Andiamo da Caibo. E va, conclude. Qua è sbagliato pilota, tacco. Non va bene. Caibo, vediamo. Vediamo come conclude. Un decimo ha tirato giù solo, nonostante i caschi rossi. C'è Andy che ha triplo rosso, tacco. Andy te lo spara un 27-0. 7-0 potrebbe spararlo. Dici che è troppo 26. Non so, tacco. Secondo me 26 potremmo vederlo, però dipende. Dipende dalla voglia che si mette Raviolo 46. Eccolo! 27-0. L'ha fatto, tacco, sì. L'ha fatto, però secondo me il 26 è raggiungibile. Allora, guardiamoli davanti la Major, composta da Andy, Raviolo, Caibo e Flavio. E poi guardiamo la Minor, racchiusi in esattamente 3 secondi fino ad Atok. No, in un secondo, scusa. Un secondo. Da Sinchan fino ad Atok, non è male. Alexander arriva adesso. Alexander si mette in quinta posizione a ridosso del taglio, diciamo. E quindi mette un po'... Caibo, the new players. Oscar lo vedo ancora un po' male. Sì, un po' male, sì. Anche Fuse molto confuso, secondo me. Confused. Però comunque, confused, esatto. E intanto Flavio col casco arancione è l'unico pilota che si sta migliorando. Volo della KTM, anche Raviolo 46 si sta migliorando, ma non casco rosso. Quindi occhio.
si migliora anche Atok, che potrebbe portare un po' più avanti la sua Aprilia. Forse ai livelli di Shin-Chan, credo. Shin-Chan Tako, che l'abbiamo sempre visto con Suzuki l'anno scorso. Quest'anno invece Shin-Chan, sì, Suzuki con Suzuki. E beh, quest'anno con Eiki in RNF Aprilia, tutto il team hanno avuto un po' un motivo d'orgoglio. 26.8 Tysox di Andy, penso, sì, di Andy. Comunque fa molto piacere Eiki, che l'abbiamo visto un po' scomparire nel 22, tornare così forte agli eSport, veramente sì, sconvolgente, si è impegnato tanto, e buon per lui, devo dire la verità, comunque, se lo merita. Tysox, see you. Oh, dove va Flavio? Dove va? Dove va? Non ho capito, niente. Non va bene, non va bene, no, errore gravissimo, è una traiettoria un po' grave, però comunque... Intanto cade in orbit, 44-70 attacco, intanto Shin-Chan. Atok, vediamo Atok, Atok e Oscar. Oh, bravo Atok, Atok si migliora, nona posizione. E vediamo Oscar, che magari può mettersi là nel gruppo dei piloti della minor, diciamo. Però con un po' una traiettoria così, gli annulla il giro, niente, un po' una traiettoria birichina. Vediamo se Alexander toglie quel mezzo secondo. Secondo me ce la può fare, l'ha infatti tolto, lo fa. L'ha tolto, sì. Passa da 1,3 a 8 decimi, quindi forse lui è un po' più già al limite. Secondo me su un campionato in minor Alexander potrebbe dominare, non lo so, perché comunque non ho abbastanza informazioni per dirlo adesso, però è lì. Oh, è fuso. Lì. Tanto qua, niente, purtroppo Tysox, era un giro buono. See you next Monday. Monday 29 August in Termas de Rio Hondo. 29 settimana prossima, anche detta. Next week. Next week sounds. Anche perché penso che non sia Monday, però, tacco. Yes, last event prima del test pre-season. Ma Monday non è il 29, ta. Sì. Ah no. No. Il 28. Gravissimo, tacco. Grave. È perché c'ha già in mente la domenica. Al Minardi Day, tacco. Esatto. E quindi è tutto confuso. Ah sì, 28, sorry. Monday 28. Tacco perde colpi, la vecchiaia si fa sentire. Non so più i giorni del calendario. Shin-Chan. Oh, l'ha avuta di traverso un anteriore, un attimo che pompa. Un po' errore, si taglia anche, quindi annullato il giro per Shin-Chan, si sta migliorando. Alexander si sta migliorando ancora e penso che arriverà forse a superare Flavio. Flavio si sta migliorando e annullato anche Alexander, quindi niente. Andiamo dal buon David che sta migliorando. Però peccato, una vittoria un po' particolare. Raviolo 46, attenzione, è arrivato Raviolo 46 al primo settore, intanto occhio. Io sono su Trambi adesso perché vediamo lungo, se vanno lungo, forse è un problema di frizione. Qua attenzione, qua c'è un problema grave di comprensione, però comunque sta migliorando Trambi, quindi vediamo se riesce a piazzarsi un po' più avanti, a non essere uno degli ultimi del filone. No, non si migliora purtroppo. Peccato. L'ultimo settore forse è rovinato un po' dal traffico. Raviolo rosso, Raviolo 46. Raviolo. Però qua è grave. Qua sarebbe da dare avvertimenti a tutti, tacco. Qua sarebbe da dare avvertimenti a tutti. Però ormai mi sa che è tardi, quindi mi sa che non vedremo il miglioramento, tacco, infatti, eccolo, lungo. Si è trovato i piloti davanti, tacco, quindi c'è stato poco da fare. Tysox. Andy Hull, intanto casco rosso, anche lui. Tysox, bravo Tysox, Lungo qua Andy, però non so se è traiettoria... Può anche darsi che sia una traiettoria un po'... Very prize for the season 5. Incredibile. Abbiamo anche aggiunto il prize del team. Tacco, siamo avanti. Comunque, per ora nessuno si sta migliorando. Sta migliorando Shin-Chan e David. E anche Kildeni sta migliorando. E la Viola si è rilanciato. Oh, rosso Andy. Si è rilanciato, ma non so se ha preso bandiera. Mi sa di... No, non ha preso bandiera, in teoria. Shin-Chan lungo. Vanno un po' lunghi tutti quanti. Vanno un po' lunghi. Curva.
forse è la traiettoria, però non credo, perché comunque se si sfrutta il banking della Q dove va? Va Shin-chan. Attenzione qua, gli hanno nulla. Oh, 26-8, mamma mia, 26-8, cosa ha fatto? 26, eccolo, è arrivato il 26 che preannunciavo, è arrivato. Però era viola, ancora rosso. Quindi sì, occhio. Perché ancora mi sa che il tempo non era stato segnato. Però vediamo un secondo settore, infatti arancione. Il Danny, occhio a kill Danny, sta migliorando tanto, mi sa. E potrebbe... Oh, bravo. Sparare parecchio, sì. Infatti sì, supera due persone. Si mette in sesta posizione, però Shin-chan non si sta migliorando, ha annullato il giro. E gli altri invece, a parte Raviolo 46, non si sta migliorando. Andiamo da Trambi e poi andiamo da Raviolo. Raviolo che era ancora arancione, però credo che il 26 sia un po' al limite. Credo che Raviolo non trova la soluzione giusta. Non si migliora Trambi e rimane solo Raviolo in pista. Vediamo se si migliora. Ah, la butta dentro proprio bene. L'ha fatta bene a sto giro, tacco, l'ha fatta tanto bene. Però mi sa che non basta. Un decimo! Si migliora un decimo! E ha fatto anche lui 26,9, tacco. Quindi abbiamo 2,26. 26 e 994. Quindi 2,26, tacco. Bello, bello. Pensa a te, non te l'aspettavi neanche uno tu. Invece io ne ho predetti addirittura due. No, quindi abbiamo Andy, Raviolo, Kaibo, Flavio, Alexander, Kildeni, Shin-chan, Norbit, David, Atok, Chikmen, Trambi, Oscar e Fuse. Confermiamo comunque i risultati, riguardiamo. Quindi abbiamo sì, abbiamo Andy, Raviolino, 1994. Non sto spingendo, Flavio, spingi in gara allora, perché altrimenti qua si grippa. Raviolo, Kaibo, Flavio, Alexandro, Clediano e Shin-chan, Orbit, perfetto. Si va allora, gara 1, sprint race. Si va, fortissimo, tacco, via. 25%, intanto c'è un dissing qua. Attenzione, dissing. Ragazzi, 26,6, chi lo fa? 26,8 ha fatto Andy. 26,8 e 26,9, Raviolo 46. Quindi occhio, attenzione, intanto qua tutti... E il ritorno del Capeta, Trambi 89, buonasera! E il ritorno del Capeta qua in cabina di commento, sono sempre benvoluto. La cabina di commento ormai è il mio habitat naturale, la pista la lasciamo a chi è più capace, a chi è più giovane, a chi deve crescere, lasciamo l'onore della pista. Invece i vecchietti stanno in cabina, giusto tacco? Che in cabina c'è l'aria condizionata, si sta bene, quindi... C'è il ventilatore qua, là fuori fa caldo, meglio che lasciamo a loro. C'è il ventilatore qua. Anche qua, solo che non si vede, è distante fuori. Salutiamo la chat, dove sei Alessandro, dove sei? Trambi, buonasera Trambi, un bacino, grazie per essere passato. 30 secondi al via, si vedrà la Rising, Flavio, ma ci sono io la Rising. Sappi che con me non si passa, io e Capeta saremo insieme sulla nostra moto, sempre. Moto Morini. Sul nostro motore, esatto, chopper, andiamo in doppio, sul andiamo chopper, in doppio. Sul chopper. Andiamo in doppio, tacco, a fare i record a noi. Perché la moto pesa di più, ha più grip a terra. E quindi noi siamo avanti. Esatto. Tendiamo quindi qua manca ancora qualcuno qua. Manca Trambi 88 a mettere pronto. Adesso l'ha messo, però l'ha tolto che kill Danny, quindi gravissimo. Si va. Tosta, si va. Ragazzi, keep calm. Be calm, be quiet. No, be quiet, quiet. Mi sa di no. Eccoci qua, va via la bandiera rossa. Sventola dietro la bandiera verde in pole position. Andy, un grandissimo tempo. 26.8, 26.9 dietro Gabriello con la KTM. Poi un'altra Ducati, quella di Kaibo, però distante con i tempi. 8 decimi dalla pole position. Si accendono le luci, si sono accese prima dentro. Eccoli, sono partiti. È partito tanto Flavio, male Gabriello. Flavio, che partenza ha fatto Flavio? Kaibo, partenza incredibile. Flavio, buona partenza. Si mette secondo, sposta Andy. Attenzione, intanto Chikmen, Atok sono caduti in tre dietro. E no, 4, attenzione, Kaibo cade purtroppo. Certo. Quindi sessione interrotta, 4 cadute. Si rifà la partenza, peccato. Che bello ridare la bandiera rossa. Fantastico. Bello, vero tacco? Sì, lo so, è spettacolare, quasi liberatorio. Thanks for the following, Farik. Grazie. Speriamo Gabriello faccia una partenza un po' più... Lo sai, il raviolino. No, non è raviolino, cos'è Gabriello? No, raviolino. Gabriello non c'è più, no, basta, ci ha lasciati. Raviolo ha fatto una partenza un po' così. Si accendono di nuovo le luci. Si accendono di nuovo. Sempre accese, tacco, le luci. Per Ducati, eccoli, attenzione, partì benissimo stavolta, incredibile Raviolo, la partenza della vita. Anche Kaibo, ha fatto una bella partenza. Partenza è ancora terribile, la partenza di Andy. Intanto là dietro vedo una moto che va sulla sabbia, sulla ghiaia, piano, sull'erba, dappertutto. Piano, eccolo. Intanto, cade. Mamma mia!
L'hanno evitato tutti, tacco, incredibile, incredibile, magia. Incredibile, incredibile. Primo settore, Norbit 44 purtroppo. Settore, vedo, oh, dentro. Vedo dietro Andy, oh, entrambi, oh, David, incredibile. Sesti e settimi, cosa sto facendo questi ragazzi? Battaglia incredibile, battaglia eccezionale, intanto davanti Gabriele Fly. Gravissimo, la Viola 47 dietro. No, David è caduto, gravissimo, no. Terribile. Terribile, purtroppo ha fatto una buona partenza. E Kaibo comunque sta tenendo bene il ritmo per adesso. Forse mi viene quasi da pensare che abbia fatto un giro di qualifica un po' entra, incredibile. Dove vanno? Gravissimo. Attenzione, la Ducati al centro, la Yamaha davanti. Sembra un po' strana questa immagine. Attenzione, staccatona di Andy, intanto lungo Kaibo. Sì. Intanto qua Flavio supera tutti tagliando. Incredibile, però si prende l'avvertimento. Già tre avvertimenti per Flavio. Già due invece per Andy e anche per Kaibo, quindi occhio, occhio agli avvertimenti. Oh, Alexander sta tenendo testa a Andy comunque. Grandissimo sorpasso dall'esterno, tacco. Mentre l'hai detto, ho fatto un sorpasso dall'esterno. Andy che pareva su un altro pianeta. Il tacco, vediamo... tacco è sempre sul pezzo. Bravo Atok, che è qua in lotta adesso vicino a Trambi. Grandissimo, è partito un po' Alexander, indietro. Alexander qua. Ah, ok, Andy... Oh, Andy va un po' lungo, va un po' lungo. Sbaglia parecchio. No, gravissimo, ecco. Attenzione anche Kildeni. No, Trambi, disastro. Tutti sono caduti. Peccato. Trovate le moto in mezzo, immagino. Penso proprio che sia andata male. Tanto qui Atok dentro su Fuse che pompa in maniera abbastanza plateale il suo anteriore. Peccato. Prova, prova dall'esterno, ma ha un po' poche speranze dall'esterno. Intanto David cade di nuovo. Peccato per David che deve spingere, deve spingere. Intanto guidiamo qua davanti. Raviolo 46 che ha allungato di due decimini, anzi tre, su Kaibo. Andy, cercando di approfittare Andy della mancanza di Andy. Non sì, sta per... Comunque sta cercando ovviamente... Oh, occhio, Raviola ha fatto un errore, mi sa, perché sono due decimi adesso il distacco. Eh sì. Oh, lungo, che ha... lungo Kaibo. Vediamo, Flavio sta arrivando. Tornano otto decimi il distacco, questo errore un po' reciproco. Cercando di spingere per andare via, perché sa che quando arriva Andy poi potrebbe dargli del filo da torcere. Quindi stanno cercando, sta cercando almeno Raviolo di fare il vuoto dietro di sé. E quindi intanto attenzione, Flavio è il pilota più veloce in pista, però occhio agli avvertimenti perché gliene manca solo uno. E intanto Fuse quinto, grandissima gara di lui, per lui che è partito ultimo quasi. Long lap penalty vicino per Flavio, quindi occhio anche per Fuse. Andando Fuse sbaglia Fuse, vediamo. Eh sì, oh mamma mia, attenzione, botte incredibile. Distrutto, l'ha fatto cadere addirittura, tacco, non so se l'avvertimento. No, ma non basta l'avvertimento. Ah no, beh, ma comunque gli dai il long lap con l'avvertimento, certo. Quindi e poi anche Flavio comunque long lap si è preso purtroppo per gli avvertimenti. E intanto doppio addirittura, gravissimo. Direzione gara severissima. No, io uno ne ho dato, dopo non so se Gian aveva un altro. Tanto qua tu è lotta con Alexander, Sinchan, tutti, Andy, non lo so, Andy là davanti, ok, sta arrivando vicino a Kaibo. No, disastro, è scoppiato, gli è andato addosso, tamponamento incredibile, tacco. Fuse? E Norbit. Ah, peccato. Cinquemen è vicino qua ad Alexander. Occhio alle KTM, occhio alle Aprilia, le uniche Aprilia purtroppo in pista. Mancano le Aprilia. Oh, Flavio è lotta, Flavio. Flavio è lotta con Kaibo. Incrocia. Aia. Oh, mamma mia. L'ho visto quasi per terra con l'anteriore. Anche Andy, è arrivato anche Andy là. Tanto purtroppo cade di nuovo David. È arrivato anche Andy, sì, però comunque Raviolo sta facendo un buon lavoro, si è messo a due secondi di distacco, intanto cade anche Trambi. E... Oh, attenzione, Andy che supera sorpasso. Kaibo, e adesso vedremo se Andy riuscirà a recuperare Flavio in questi ultimi tre giri. Beh, Flavio forse sì, però Raviolo non credo. Comunque sta spingendo Andy, sta andando veramente forte, quindi spero per lui che non gli sia niente, intanto... comunque il long lap per Flavio è... quindi è sicuro che lo supererà, perché non so, il long lap preso per avvertimento. Sbacchettamento abbastanza arrogante sia per Trambi che per Fuse. Si trasforma in un CRF la sua onda e va sulla ghiaia.
E lotta Alexander Sinchan. Oh, belle lotte comunque qua, le man, Prova dall'esterno, dall'esterno, prova. Però Sinchan fa le spalle larghe e non gli lascia dall'esterno lo spazio. Eccolo Guido, per... buonasera. Eccolo, ci manca solo lui, ragazzi. Mancava solo Guido. Peccato, anche Guido lui. Anche lui in ferie. Anche lui in ferie. Ti saluto, Guido. Vai, vieni qua. Cucciolo, un bacino. Ciao, Guido. Saluto anch'io, ovviamente. Qua non va bene, Raviolo 46. E ha bisogno dei concorrenti. I concorrenti, purtroppo, non ci sono stasera. Una volta c'era Guido come concorrente. Non va bene. Ancora Guido senza ferie. Incredibile quello che gravissimo. Sto leggendo. Grave veramente, le ferie di Guido inesistenti. Lavora e basta quest'uomo. Certo, ti ho segnato Guido, ci mancherebbe. Per noi è un onore averti di nuovo. Guido is back. Sempre. Sempre un onore. Intanto occhio anche a Raviolo 46 con i tre avvertimenti. Bisogna stare attenti anche a lui, perché sicuramente il long lap non gli andrebbe a genio, anche perché perderebbe la prima posizione ai danni di Andy. E intanto qua le due Aprilia incredibili, spettacolari, mamma mia, guarda che belle che sono, tacco. Dimmi se non sono la moto, dimmi se non sono la moto più bella della griglia, guarda che spettacolo. Sì, fantastico. Altro che Ducati, KTM, Yamaha, Honda, ma che moto sono? Io sappiamo già come va a finire, tasto start. Esci dalla tasto start, esci dalla sessione. Intanto Kaibo intanto si prende il long lap per avvertimenti anche lui. Oh, Flavio? Tanto Flavio mi sa che è andato lungo, Oh no, ha scontato il long lap, mi sa. Ha scontato il long lap, sì. Fantastico Flavio, mentalmente c'è, ci prova su Kaibo, ci toccano. Contatto effimero questo, quasi... Intanto Andy però comunque così ha preso la posizione, wow! Su tutti, intanto si butta dentro. Pallata arrogante per riprendere la posizione. Vuole andare a prendere tanto, ricordiamo, Andy. Ricordiamo che quest'anno i piloti sanno quando gli altri hanno un long lap, quindi è un vantaggio mentale abbastanza importante. Sì, molto. Che l'anno scorso non c'era, l'anno scorso ci voleva l'aiutante dal muretto, ci voleva il meccanico dal muretto con la tabella. Invece quest'anno ci hanno graziato con questa feature incredibile, però ci hanno messo 4 mesi a darci il direttore gara. Oh, la Kaibo la fa bene con la chicane, però taglia la seconda. E non va bene. È arrivato l'avvertimento, al long lap, Mathias. È vicino a Flavio. Tacco, non va bene. Tanto... E Raviolo là da solo in solitaria ha fatto anche il giro veloce, veramente sta andando forte. Dani ormai è un problema. Ma guarda che Dani fa il campionato quest'anno. Esatto, quindi Dani è sempre con noi. Dani, se ci sentino, ma dai. Però non devi mica fare la figura che abbiamo, ha fatto. Abbiamo Tattego quest'anno, che non ha mai corso con noi. Poi abbiamo, sì, beh, Dani corre sempre, le fa tutte. Le fa tutte, grandissimo Daniello. Daniello 26. Speriamo non faccia le figuracce che ha fatto Gallina l'anno scorso. No, mi dissocio assolutamente. Speriamo sempre in bene per lui. Ma Dani non fa nulla, poi fa il campionato e basta. Quindi. Campionato allora, basta. Vediamo. Kaibo. Cos'è queste scritte attenzione, qua? Attenzione, scritte incredibili, il gossip, i dissing. Cos'è questo gossip? I gossip incredibili. Abbiamo un double Ducati. Qua incredibile, tacco, siamo avanti. Siamo troppo avanti. Non ci manca niente nessuno, tacco. Tanto metto la tua faccia bellissima nell'altro schermo, così ho sempre qualcosa da guardare quando mi giro. No Ale, sono due gare, gara 1 25% la sprint, poi gara 2 35%, quindi mi sembra che sono 10 giri. L'unica cosa è che mi sa che il raviolino cuoce, quindi ci abbandonerà per gara 2 e sarà lotta Andy Flavio. Anche se Flavio l'ho visto bene, ha detto che non stava spingendo ed era così. Bravo. Bene dai, comunque seconda, terza posizione, ha scontato anche il long lap, quindi... Cosa commentiamo? Commentiamo, sì, c'è la lotta Chikmen Sinchan, le due RNF, davanti Raviolo che ha dato 4 secondi ad Andy, cosa dobbiamo commentare qua, dai? Non c'è niente da commentare, tutto un spiegativo, si vede, attenzione, intanto sconta il long lap Sinchan, quindi in realtà la battaglia non c'è. Ma aspettate, dai. Che scandalo, attenzione. Tanto qua anche altri si accingono, intanto cadono tutti. Andiamo qua davanti. Mentre allora. Raviolo 46 affronta le ultime due curve in maniera trionfale, incredibile, con la sua KTM.
alla Brad Binder va a vincere. E quindi grandissima gara, secondo Andy, poi Flavio con l'altra KTM, quindi grandissime le KTM. Poi Kaibo, Alexander in quarta posizione, in quinta posizione grandissimo. Ale, mi presti, Ale, mi presti i tuoi teli dietro bianchi che sono interessanti? Non li ho, adesso li prenderò. Si muovono, tacco, si muovono. allora, vediamo. Ci siamo. Peccato per Atto che è arrivato in ultima posizione, peccato. Peccato, purtroppo con long lap penso che poi comunque con quello che gli è capitato durante la gara. Oscar, dove vai? Abbiamo Raviolo, Andy, Flavio, 27-8 di giro. Mamma mia, veramente. Kaibo, Alexander, Chikmen, Sinchan, Norbi, David, Trambi, Kildeni e Atok. Allora, andiamo ad invitare Oscar. Ah, intanto invitiamo anche Matmo Melandri. Allora, Alessandro 51, lo invitiamo anche se non entra. Allora abbiamo il Tony, invitiamo tutti. Tutti, dai, tacco, invita tutti. Sì, abbiamo tutti, andiamo qua. Abbiamo come te, tutti quanti. Vediamo un attimino. Alighido, lo invitiamo. Kaista, lo invitiamo. Oscar, eccolo Oscar. Capita, Flavio, io lo potevo raggiungere, ma non ho troppo potuto. Pensa di andarsi a andare forte su una gentaglia fino a 5.000 euro a taglio, fantastico. Grazie. 5.000 euro a taglio, potrei entrare. Ma poi vedo un Davide Turrisi, Fire Davide, online su Steam, che non ha neanche il PC, non lo so come fa. È grande, magico, tacco, dal telefono. Grande Fire. Allora, mi raccomando, cambia mettere il 35%, tacco, fa la classifica, mi raccomando. Sempre sul pezzo, tacco. Allora, assieme al ruolo di pilota intanto a Matco Melandri, andiamo ad impostare la lobby con 35% senza qualifica e andiamo a prendere i risultati. Grandissimo Norbit, anche se non ti è andata tanto bene, è giusto anche accontentarsi. Giusto, no? Chi è uscito? Oscar, mi sembra, di aver visto, però non ho visto tanto bene. Ah no, Melandri è uscito, Melandrini. Vediamo, eccolo Oscar, è arrivato, grandissimo Oscar, eccolo Guido. Bravo Guido, attenzione, abbiamo anche le coste, le SOS, adesso l'abbiamo 46, ma Melandri vuole fare il regista, vuole fare. E quindi abbiamo Andy in prima posizione, seguito da Raviolo che non c'è più, quindi Kaibo andrà in seconda posizione, seguito da il buon Flavio. Sì. Allora, Ranger, tutti adesso ragazzi, grandissimi. Tutti, basta, lobby piena per la gara seria, entrambi in prima posizione. Sono sballati tutti quanti. Allora, Andy, Kaibo. Avevi messo a posto le posizioni, sono sminchiate tutte di nuovo, sì. Grandissimo. Allora, Andy, Kaibo e Flavio, ok. Andy, Kaibo e Flavio, Alexander, Kildeni. Eccolo qua. Ecco, entro io e esce lui. lo sappiamo bene, Raviolo 46 ha paura dei piloti forti. Sì. Quindi non si prostra davanti a chi potrebbe batterlo, perché ha paura di rimanerci male. Sinchan, Norbit. Allora, Sinchan, Norbit, David, il buon David, eccolo qua. Poi abbiamo il buon Trambi, Oscar. David, Trambi, Oscar. Buonasera De Mazz 58 che ci saluta dalla chat. Mamma mia, oggi è pienone, tacco, pienone. Allora, dov'è Ratok prima? Aspetta, tacco perché confuso, Norbit, David e Atok. Oh, benissimo. E poi Chikmen. Oh, molto bene. Eccolo qua. Poi abbiamo Trambi, Oscar, Guido e Renzer. Perfetto, ciao De Max, buonasera a te. Si parte, che pista è? Le Man. Andiamo. Come che pista? È bellissimo. Era in live la pista, mi sembrava. Poi magari le inquadrature facciamo vedere qualcos'altro, però mi sembrava. Guido farà un last to first, ci proverà in tutti i modi a vincere la battaglia. Eh sì, è sempre quella. Ma anche nel campionato, nel campionato la tipologia è come quella negli eventi estivi, è identica. Tanto paroloni incredibili, mantenete la calma in chat.
che qua siamo un canale family friendly, per, fatto per i bambini. Esatto. Quindi attenti alle parole. Per i cuccioli, quindi attenti alle parole. Poi Tacco può dire, può dirne di tutti i colori, ma serve solo per offendere la Milestone. E solo poche volte all'anno. Perché se poi la offendiamo troppo ci, ce la fa pagare. Giusto Tacco? Eh sì. Giustissimo. Giustissimo. Allora, sono 34 secondi. Già l'anno scorso ce l'hanno fatta pagare, ce l'hanno fatta pagare, gli abbiamo pesi troppo. E quest'anno c'è andato il direttore gara con un ritardo di 4 mesi. Quindi figuriamoci fortuna, cosa potrebbero fare. Fortuna che è arrivato. Fortuna che il direttore fortuna gara. Fortuna che è arrivato. Non oso pensare gli altri prossimi anni quanto potrebbero mettersi a metterlo. Visto come si è messo. Vedi, diciamo che se la lobby funziona e tutto il resto, anche come orario, siamo messi bene. Anche per i ragazzi che corrono dall'altra parte del mondo, devo dire che le gare a 25-35%, solo una gara, comunque una pista con due gare. Tanto salutiamo Eiki che sta guardando, anche ciao, lui Eiki! Intanto va via qua la bandiera rossa e di nuovo Andy in pole position, secondo, stavolta però non c'è più Raviolo, stavolta c'è Kaibo, in seconda posizione Flavio, terzo, poi quarto Alexander, si accendono le luci, dentro gli abbassatori, le moto tutte schiacciate a terra, si spengono i semafori, eccoli, sono partiti, buona partenza per le Ducati, cattivo invece per l'Aprilia, per le scusa, le KTM, partito bene invece Alexander, Guido, che dovuto fare tutti, attenzione, sono caduti in due, attenzione, gravissimo. Sono caduti in due per adesso. Eccolo, Guido, è tornato. È uscito, ha fatto una traiettoria un po' diversa. Intanto passa il primo settore. Andy, Flavio, Kaido in prima posizione. Prova a tenerla dentro. Vediamo se Andy prova dall'esterno. Secondo me attacco. E infatti, mamma mia, grandissimo sorpasso. Grandissimo sorpasso, veramente. Infatti si prende la posizione nei confronti di Kaido. Stavolta potrebbe scappare, potrebbe approfittarne. Sempre che non arrivi un Guido, un Alessandro Ghidini in grande forma, e infatti vediamo adesso subito sorpasso, doppio sorpasso su Orbit. In Orbit entrambi, grandissimo, mamma mia, grandissima partenza per Guido, che è già a metà classifica, anzi già oltre la metà classifica. E adesso vediamo se Flavio riuscirà. Lungo, mamma mia, comunque l'ha fatta bene qua Flavio, bravo. L'ha fatta bene, sì, però purtroppo mi sa che ha preso avvertimento per un niente, però. Che non so se l'ha preso prima, forse può darsi che l'abbia preso prima. E intanto, attenzione. È vicino, stavolta non vuole lasciarlo andare. Sa che probabilmente Andy, una volta lasciato andare, può scappare e non tornare più. Deve provarci adesso. E poi forse Andy ha pure sbagliato gomma prima, perché non lo vedevo bene. Può darsi. Tanto Oscar in quarta posizione. Incredibile, partiva ultimo, tacco quarto, e Guido sesto per ora, all'inseguimento di Stun Chan. Guido, tutto particolare, Guido ha tutte le sue traiettorie. Inox dice, dal monte vi dico che la vince David, io lo spero, sarà un po' difficile, intanto Stun Chan lungo, e Guido è arrivato, sì, lunga traiettoria di Stun Chan, errore gravissimo. Intanto Oscar veramente pare che sia cambiato, ha cambiato persona. Intanto però Guido sta avendo un po' di difficoltà. Prova a mettersi dentro entrambi nella festa. Con l'altra KTM, guarda che bella. È incredibile quello che vediamo, la gas di entrambi. Guido vicino a Guido, lungo, tanto lungo, lunghino, un po' di scia. Sì, l'imbuto. E attenzione intanto, quindi Oscar veramente sconvolgente, cosa ci fa lì che prima era avuto, attenzione, gli iniziava un po' lungo forse. Però diciamo adesso ne approfitta Guido, sì, probabilmente si butta dentro. Io direi attenzione, mamma mia, Guido, questa è lotta. Guido, Stun Chan, dove va? Long lap, gravissimo. Attenzione, intanto, entrambi sta là, è incredibile, attenzione, si toccano. Attenzione, si agganciano. Tutto buggao, tutto pompao, l'anteriore. Flavio davanti, Flavio vicino. Flavio vicinissimo, giro veloce addirittura. Andy ha dimostrato in qualifica, Andy però in gara non tanto, attenzione. Prova, però non si affaccia, è troppo pericoloso lui. Intanto Guido ha preso un altro avvertimento dopo il long lap, quindi gravissima la situazione per lui.
Adesso voglio vedere se in questi 6 giri, se Guido non sbaglia, se riesce a superare Kaibo, perché Oscar lo sappiamo che sicuramente tra poco. Tanto Flavio va lungo! Questo imbuto proprio, questo è dovuto alla scia attacco. Welcome! Dovuto. No, gravissimo! Intanto Trambi per terra, peccato! Era veramente lì, stava facendo una buona gara, peccato per Trambi, veramente. Tanto arriva Guido, prova su Oscar. Guido prova su una staccata un po' così. Su Oscarito. Tanto Flavio è andato lungo, ovviamente dovuto al imbuto. Intanto qua c'è una battaglia tra Atok e Alexander. E Guido passa su Oscar, Guido è passato su Oscar, eccolo. Oh, chiuso, mamma mia, incredibile. La KTM, che emozioni, spettacolare la KTM, tacco, mamma mia. La KTM, moto da enduro sull'asfalto. Intanto Flavio è passato in prima posizione, ce lo siamo persi. Con 4 avvertimenti però, purtroppo gli avvertimenti sono un capitolo pietoso qui alle Ma. Però sono giusti, perché alla fine. Però motore Ducati. Rispetto alla KTM, ne ha. Però anche la KTM non scherza, tacco, non scherza la KTM. Scusa. Mi è venuto un po' il nome così. Intanto Guido ha passato sì Oscar. Adesso vediamo se riuscirà a recuperare quei 3 secondi. Anche se lo vedo che sta ancora battagliando con Oscar. Quindi no, non saprei. Sì, stanno ancora battagliando, grandissimo. Oscar, perché adesso è caldo, invece Guido è ancora un po' freddo. Si vede che non è abituato. Tocic me ne vicino a Sinchan, le due Aprilia. Sa del long lap comunque, quindi vediamo come andrà. Siamo già a metà gara quasi. Anzi, siamo a metà gara, perché siamo a metà del quarto giro. Però la vedi, metà di 9. Vedi, Ale, le lotte ci sono qua, le man, perché comunque c'è una minor league più vasta rispetto a una major league, ad esempio, perché la major league possiamo vedere comunque 4 piloti, che sono Kaibo, Andy, Flavio e Guido, e il resto comunque io penso sia da minor league. Oscar non lo so, prima non l'ho visto bene, però adesso vedremo un po' come. Vediamo cosa ci presenterà nei test di quest'anno, anche perché comunque abbiamo ancora poche informazioni, tacco, perché la gente comunque non si impegna più di tanto per fare. Dato purtroppo long lap per Flavio, quindi mi dispiace per lui in prima posizione, però con long lap l'ha preso di recente. Però alle Summer Race almeno 10 piloti sono stati sempre quelli, quindi un pochino si vede già chi magari può essere un po' più costante nel campionato, chi invece no, ma comunque insomma alla fine si va avanti. Dato qua abbiamo una battaglia nelle retrovie tra David e Trambi, i due amici. Uno con la Gas, l'altro con la KTM. Tutti e due gruppo KTM comunque. Oh, è dato Cheekman, dove sei? Cheekman. In settima posizione, tacco. Con Alexander. Eccolo. Battaglia, è una battaglia 3. Oh, Guido è caduto. No, bravissimo. Peccato. Bravissimo, Guido cade. Quindi quarta posizione per Oscar, grandissimo, veramente forte. Ha fatto una qualifica terribile, eppure lì. Oh, buono, pare comunque, che abbia fatto tutta la costante. Buonissimo, devo dire un good race pace per Cheekman e Atok e anche Sinchan. Bravi. Poi modestamente diciamolo, la moto più bella dello schieramento è lì. Cioè Alexander le prime gare stava molto più avanti. E Sinchan comunque lo sta tenendo dietro. Quindi bravo Sinchan. Dato purtroppo è caduto David, tacco, perché volevo segnalarlo. Ah, peccato. Era in decima posizione, anzi nona, era in nona posizione. Ed è caduto purtroppo, retrocedendo alla dodicesima, lasciando la posizione a Trambi, che in questo momento è quindi decimo. Andiamo qua davanti, intanto Andy è vicinissimo a Flavio. Più che altro peccato per il long lap, anche perché Andy sta veramente guidando pulito, ha preso solo un avvertimento. E in 6 giri, quindi peccato, però comunque conta anche questo, soprattutto. Intanto Oscar purtroppo no, per terra, gravissimo, stava facendo la gara della vita. Peccato per terra. E quindi niente, comunque Andy sta venendo una gara pulita, e questo è l'importante anche nelle gare, ovviamente non prendersi avvertimenti, long lap o robe del genere. Però comunque ci sta, è una pista un po' difficile questa, sotto questo punto di vista. Comunque tra adesso la torce da tanti, Flavio, penso. Sta allenando moltissimo. Grab up, David, now, no, David. No.
E siamo felici così comunque. Più forti ce ne sono, meglio è. Più noi ci divertiamo in cabina di commento. Esatto, giusto, Tacco? Esatto, anche per quale lotte sempre. Ci sono. Sesto giro, e ancora vediamo lotta Alexander, Sinchan, Flavio, Andy. E poi abbiamo Atok e Oscar. E anche Guido è arrivato, è tornato su. Oh no, Sinchan e Alex per terra, gravissimo. Fantastico, Tacco, parli del diavolo. Scusate, ragazzi. Spuntano le corna. Scusate, ragazzi. Non va bene, Tacco. Tutti qua, guarda Tacco. Che gruppo. Oscar, Alexander, Guido, Atok, Sinchan. Tutti eccoli, qua. Sinchan, su Trambi, prova il sorpasso. Però io andrei qua davanti perché Andy è lì, A due giri dalla fine, Tacco. Settimo giro di 9 previsti. Gli sta chiudendo bene comunque, c'è da dire, si sta difendendo veramente bene, no, non lascia spazi, qua dopo va a tagliare, taglia anche Andy, forse confuso dalla traiettoria. No, ah sì, è vero, sì. E quindi un avvertimento per entrambi. Kaibo invece là, col long lap che si è preso prima, però comunque in terza posizione salda perché un 7 secondi di vantaggio, intanto ah, Oscar cade di nuovo. Ah, peccato per Oscar. Sono tutti là comunque, Tacco, perché è caduto Oscar e è andato ultimo direttamente, quindi... sono tutti lì quelli del dal quarto in poi, no, dal quinto in poi sono tutti là. Sì, tutti là meno di un secondo quasi. Eccole qua, Nano Sinchan e Atok. Atok il maestro, il professore. Atok the doctor. Atok Usom, Tacco, te lo ricordi quando lo chiamavamo così? Awesome. Sul 21 con la Petrona, sta contro la ricordinica, sì, tempi andati. Sì, ricordo. Oscar ci abbandona. Peccato. Ai tempi non commentavo, Tacco. Ai tempi mi davo alle corse, forse. Ai tempi correvi, adesso solo carriere. Adesso solo, no, neanche. Carriere finite, esatto, finite. Tacco. E quindi si va avanti così. Oh, è arrivato di nuovo qua davanti il buon Andy, di nuovo. Andy fa l'ultimo settore. Guido per terra. Hai tolto l'inquadratura su di lui e se l'è presa. E Andy si è preso la posizione su Flavio, invece. Tanto Alessandro 51 vedo che non è tanto d'accordo con quello che sto dicendo. Però comunque adesso ha perso la posizione Flavio su Andy. Vediamo come andrà a recuperarla. Attenzione, incredibile. Dato qua proprio dissing. Se le stanno dando di santa ragione. Intanto prova Flavio a buttarsi dentro in maniera incredibile. Forse sfruttando un lungo di trazione forte, Flavio. Bravo. Trazione, grandissimo. Che rettilineo non c'è Erde Caneta. Lo so, Ale. È sempre così. Intanto, attenzione. Vediamo, è una battaglia intensa comunque, penso che si stiano anche divertendo, beh comunque sa Andy di avere la vittoria in tasca per via del long lap di Flavio, quindi si stanno divertendo ed è giusto così. Intanto va Kildeni nei confronti di Norbit, prova il sorpasso su quest'onda, attenzione, intanto vedo un lungo incredibile di Trambi. Occhio, rientro in pista, è andato Guido per terra. Ehi. Attenzione, Trambi in pista, butta tutti fuori, credibile. Ah, mia, cattiveria, l'ho visto. Andiamo, una vita pericolosa, Trambi. Ha dato una spintarella, ha fatto capire chi è che comanda. No, Trambi, cosa Ducati. Inizia tra l'ultimo giro, Trambi. No, Trambi con la Gas, la Ducati, Trambi non so cosa sia, l'ha espulsa dal gioco, ha tolto i file, lui non le vede le Ducati. Quindi sì, ultimo giro, Andy. Ultimo giro con Flavio in testa. Andy ha perso un po' qua ha perso, sì. Sì, ma Andy non ha problemi. Sì, lui ha già vinto. Però chiaramente vincerla in pista, si sa, è un vanto per tutti, si sa sempre, vincerla in pista conta sempre di più. Anche di vincerla in qualsiasi altra maniera. Intanto caduta per... Intanto Flavio per terra, bellissimo. Flavio per terra, no! Gravissimo Flavio per terra. Vedevo la sua webcam, arrabbiatissimo, ma appena l'ho tolta è arrivata la caduta. Peccato per Tacco. Flavio, non abbiamo visto imprecare. Buffata incredibile, questo sì, stavamo parlando proprio di loro. E quindi Andy è lì ad affrontare l'ultimo settore. In prima posizione, beh, ovviamente ci aspettavamo che vincesse una gara almeno, perché comunque 26-8 in qualifica ci sembrava strano. Cioè, è arrivato Raviolo 46 a rovinare la festa. E quindi grandissimo Andy che la vince anche in pista, come dice Alessandro, che sarebbe bello averlo qua, perché da tanto che non lo vediamo, lui ha abbandonato la pista, però non si è dato alla cabina di commento. E quindi sarebbe bello anche questo. E allora Andy vince
gara 5 della Summer Race, Summer Event. Grandissima vittoria. Ricordiamo next week Termas de Riondo, e avremo anche l'onore di avere Alessandro 51 a trazionare per le vie dell'Argentina. Furbo, furbo Alessandro che dà consigli di vita alle persone in chat. Anche io, non preoccuparti, ci sto pensando, però rimango fedele alla cabina di commento. Sempre stato fedele alla cabina di commento, giusto Tacco? Eh sì. Io sono tutto fare, io posso fare tutto. Oh, 27-8 mi sembra che l'aveva fatto anche Raviolino, vero? Sì, esattamente. E allora, Andy, Flavio e Kaibo. Ragazzi, da tenere d'occhio Kaibo, da tenere molto d'occhio. 5, ti aspettiamo, Alessandro, sempre. Kildeni. Grande Ale. E noi ragazzi diremo che ci siamo. Abbiamo Atok, Kildeni, Sinchan, Norbit, Aleghido, Trambi e Renzer. Grandissima gara, veramente grandissima for fun. Mi sono divertito un sacco. Penso che gli altri anche. Le Man, bella, bella Le Man. Mi è piaciuta. Le Man sempre, sempre piena di colpi di schiena, Tacco. Sì, abbiamo siamo abituati. Bene, abbiamo scelto bene. Sì, ragazzi, è sempre una buona allora scelta. Io ringrazio Alessandro. Grazie Ale che è stato qua con noi stasera. Ringrazio il buon Capeta che è lassù, eccolo qua, eccolo, eccolo, eccolo qua, eccolo qua. Il buon Capeta che è sopra di me. E niente ragazzi, buonanotte a tutti, good night everyone. E ci vediamo settimana prossima, next week, in Termas de Riondo con la bicicletta. Bellissimo ragazzi, ci vediamo a Termas. Fisher, mi raccomando, torna in acqua Fisher, perché altrimenti poi non soffochi un pochino, ci vuole l'acqua, sei un pesciolino molto potente. Grande Fisher. Ragazzi, ci vediamo. Thanks, ci vediamo, ragazzi. Chickman, thanks, my friend. Sempre sul pezzo perché... Bye, sta cominciando. stiamo cominciando e ricordatevi, sempre sul pezzo. Grazie Guido, grazie per le tue quando cadute. Quando inizia la stagione ragazzi, non bisogna perdersela, esatto. Perché questa è la stagione delle stagioni, saremo pieni di motorsport per voi qui nel WRLD Pro Championship. E noi, quindi, detto questo, siamo ci vediamo. Carichi, siamo carichi. Alla prossima, ci vediamo ragazzi. In test pre-season, anzi no, settimana prossima. Settimana prossima, ciao. 28 agosto. Ciao, ciao ragazzi. A tutti, bravo Guido.